Rosario Filipponi, assistant coach della Magnolia. Allora, è arrivato l'ottavo successo consecutivo in questo campionato. L'aspetto importante secondo me era quello mentale, contro una squadra che insomma in classifica ha solo 4 punti, il rischio sottovalutare l'avversario c'era tutto. Sì, ci eravamo sentiti in settimana con te, ne avevamo parlato, purtroppo era un rischio che poteva essere corso. Le ragazze comunque sono state brave perché sono partite toste. Savona è una squadra particolare perché ad un inizio di campionato molto, diciamo, deboluccio, sta rispondendo con delle prove arcigne, e anche la reazione che ha avuto qui a Camobasso sul meno 25 è stata bella tosta. Tra l'altro una squadra che viaggia a 65 di media in trasferta, oggi chiaramente la media si abbasserà, l'avete tenuta neanche a 40. Sì, hanno realizzato 37 punti, 19 i primi due quarti, diciamo che questo è un po' il marchio di fabbrica di questa Magnolia, di coach Mimmo Sabatelli, del nostro staff che sta lavorando soprattutto su questo aspetto. È ovvio che lavorando molto sulla fase difensiva paghiamo un pochino in fase offensiva, non realizziamo tantissimi punti, ma ovviamente sfido chiunque a perdere le partite con 37 punti subiti. D'accordissimo, c'è stata anche qualche squadra che ha vinto Eurolega con 40 punti realizzati. Detto questo, oggi un plauso alle due lauree. Assolutamente, veramente una laurea sul campo per entrambi. Gelnite, sono strafelice perché lei veniva da un periodo non felicissimo, ma ha dimostrato quanto di buono noi sappiamo, perché lei è una giocatrice a 360 gradi che sa fare sia la parte interna che esterna. Ha un ottimo tiro da 3 punti, come ha dei movimenti vicino canestro ottimi, quindi sono strafelice. Di Laura Ariani, io lo dico dall'anno scorso, Laura è una giocatrice che può fare tutti i ruoli di questa pallacanestro in A2, è una ragazza di una tecnica strepitosa e stasera l'ha dimostrato ed è stata una delle migliori. Ultima considerazione, adesso c'è la settimana importante perché dopo Palermo, La Spezia e Bologna, penso di averle detto anche in ordine, c'è Faenza. Sì, si chiude un po' il cerchio delle squadre che sono di prima fascia. C'è Faenza che secondo il mio punto di vista è la squadra più fisica tra quelle che sono tra le prime. Annovera giocatrici importantissime, è inutile dire, Simona Ballardini è un'istituzione della pallacanestro italiana, c'è Preschinite che l'anno scorso stava a Palermo, insomma ci sono delle giocatrici veramente buone. Noi dal canto nostro cercheremo di continuare questa striscia, il che vorrebbe anche dire mettere una serie ipoteca su quelle finali di Coppa Italia, dove le prime quattro alla fine del giro di andata accederanno.